nel diritto romano. Cioè, il diritto è molto peggiorato per le donne dal 1202, perché sono tornate al diritto romano, mentre prima c'era il diritto germanico, quindi le donne avevano la possibilità di fare atti tranquillamente senza nessuna rottina. Invece qui a un certo punto c'è che il vicario deve badare che non ci sia nulla, cioè un atto per cui uno chiede che gli venga dato a livello, gli venga una vigna, e questa vigna era della moglie. Vedete che le donne avevano un gran potere, potevano testare come volevano nel 1200. Questa donna l'ha lasciata per la sua anima, morendo l'ha lasciata alla chiesa di Valgoni, di San Lorenzo Valgoni. Quindi quest'uomo si è trovato un usufrutto, ma non si è trovato più. E allora chiede di poterla affittare pagando un affitto, tra l'altro annuale, e chiama dei testimoni, tra cui Giovanni di Spotorno, però come può significare un meno questo Giovanni di Spotorno? E allora cosa scrive il notario? Giovanni Balbuziente di Spotorno, Giovanni Spatus, Giovanni Balbuziente. O lui era balbuziente, o qualcuno della sua famiglia aveva dato questa termine di balbuziente di Spotorno. E quindi Balbo, il nome Balbo che c'era molto a Genova, qui poi non so se ci sia stato. Un altro va a fare un altro testimone di un altro atto, che questo atto lo fa il vescovo, quindi il vescovo chiama il Spotorno e lo se lo porta dietro fino alla Bagnola, sembra di capire, perché quest'atto lo fanno dal ponte di San Martino che è la Bagnola. Ma questo Giovanni Spotorno che va a fare il testimone, come lo qualifico? E lo dice, è Giovanni di Spotorno che e il bianco. Perché il bianco? Perché la signora abbastanza la svelta, uno che aveva una testata di capelli bianchi, tutto il mondo è bianco, perché questo invece ha questa testa di capelli bianchi, quindi Giovanni il bianco, il dottore, con il nome bianco, bianco. Un altro fa, sono tre sorelle che vendono un manso in cui il vescovo ha sempre degli interessi su questo passo, quindi l'atto va fatto nel palazzo vescovile. Allora il vescovo chiama un Giovanni di Spotorno, ma che c'è da lì perché? Perché è quello, ecco, questo poi lo possiamo anche trovare come una notazione storica, è il suo gastaldo. Infatti il notaio non lo scrive in maiuscolo, lo scrive minuscolo, gastaldo. Gastaldo è l'amministratore del vescovo, è un termine longobardo, il Gastaldo era un amministratore del vescovo, in questo caso un amministratore del vescovo, perché questo aveva l'incarico di amministrare Spotorno a nome del vescovo. E da cui viene il cognome Gastaldo. E poi c'è un altro ancora, un altro atto, che di nuovo una donna, quindi è fatto con questo potere. Allora, lo statuto lo possiamo, come primo maggio penso che si debba dare alla scuola, no Bruna? Quindi invito l'insegnante Giusy Manno e una delegazione dell'associazione genitori a ritirare i libri per la scuola. Posso? Ne faremo buon uso. Se vuoi che venga qualche volta a raccontare. Certo, ci farà molto piacere, soprattutto con i ragazzi, che insomma, ragionare sulle proprie radici, ragionare su quello che è stato. Abbiamo già fatto una bella attività con voi recentemente, i ragazzi sono venuti, hanno visto delle foto di Spotorno com'era, hanno paragonato proprio il paesaggio di Spotorno come si è evoluto nel tempo, grazie al lavoro che avete fatto, che è un lavoro davvero prezioso. Abbiamo in programma anche l'allestimento di un'opera, un teatro così, su una poesia di Guido Bersano, e speriamo di poter continuare questa attività di collaborazione che sicuramente sarà proficua. Grazie. Sempre inerenti alle sue attività mentre presenta un libro, queste cose. E stiamo parlando del professor Pedro Pablo Rosso, che nasce a Spotorno il 27 agosto 1941, vive in Cile dal 1947.
dove si laurea in medicina alla Pontificia Università Cattolica del Cile, prendendo poi la specializzazione in pediatria. Nel 1972 si trasferisce negli Stati Uniti, dove prosegue i suoi studi post laurea, prima alla Cornell University, poi alla Columbia University, e qui, dando inizio alla sua carriera accademica, si dedica allo studio dei problemi relativi alla nutrizione materno-infantile, diventando vice direttore dell'Istituto di Nutrizione Umana. Durante questo periodo il professor Rosso realizza gran parte del suo lavoro scientifico, che comprende 137 articoli su riviste specializzate a diffusione internazionale e la monografia Nutrizione e Metabolismo in Gravidanza, pubblicata dall'Università di Harvard. Tornato in Cile nel 1984, sposta i suoi interessi verso la tecnologia, l'innovazione e le tematiche dell'istruzione superiore, in particolare la gestione delle università. Dal 2000 al 2010 è rettore della Pontificia Università Cattolica del Cile. Attualmente il professor Pedro Pablo Rosso è presidente dell'Organizzazione delle Università Cattoliche in America Latina e nei Caraibi, membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del Cile e direttore esecutivo del gruppo di alto perfezionamento universitario. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti da famosi college e istituti americani, tra i quali l'American Institute of Nutrition. Nel 2005 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e nel 2003 il premio speciale Liguri nel Mondo. E ora noi siamo contenti di dare il nostro premio modesto. Passa la parola. Io ringrazio il professore Pedro Paolo Pierpaolo Rosso di essere qui, e lo ringrazio veramente come spotornese perché lui, andando fuori Spotorno, comunque alle volte si dice gli spotornesi, siamo fatti così, in realtà abbiamo uno spirito anche vagabondo, ma uno spirito vagabondo che poi lascia il segno. E lei francamente questo segno lo ha lasciato profondamente, perché il curriculum che lei ha è veramente, fa impressione. Quindi anche sedermi vicino a lei mi onora veramente. Quindi un ringraziamento certo all'Associazione Pontorno, che ha voluto dall'anno scorso questa iniziativa di premiare uno spotornese all'anno per i suoi meriti, e quindi meriti, ripeto, ne abbiamo tantissimi, e l'anno scorso l'amico Giuliano, quest'anno l'amico Paolo Rosso. E questo fa sì che Spotorno possa dare un qualcosa di suo, di cuore, anche di cuore, non solamente come immagine, ma un riconoscimento. Si ricorda purtroppo qualcuno che non c'è più, qualcuno che non può festeggiare con noi, ma che comunque con lo spirito certamente è qui con noi. Io mi riferisco a Enzo, che è già stato, a Enzo Fazio, Antonio, che come presidente lui ha voluto. È stato uno dei principali attori di questa iniziativa, di questa manifestazione. Io ho conosciuto molto da vicino, perché dal lontano 75, quando ho iniziato la mia attività un po' politica amministrativa del paese, e sono sempre stato a fianco a lui, e mi è stato a fianco, mi ha suggerito, mi ha supportato, e francamente è stato un uomo veramente di grande spessore. Amava il turismo e amava il suo paese, quindi lo voglio ricordare non solo come spotornese, ma anche come amico. Dispiace veramente che oggi non sia qui purtroppo presente, io ricordo l'ultimo giorno, eravamo insieme qualche ora prima che purtroppo il fatidico fatto ce lo facesse mancare,
eravamo insieme a discutere e a definire l'organizzazione di questa giornata. So che aveva preso contatti con lei molto, molto assidui, quindi... Gino, con un 60 della però comunque credo che lui con lo spirito sia qui con noi e dobbiamo in questo senso continuare questa iniziativa che è molto bella. Quindi ringrazio nuovamente, nuovamente tutti e mi fa piacere, veramente onore, potervi consegnare questo riconoscimento che rimarrà per sempre nei cuori e nella storia del nostro piccolo paese. Grazie.